Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA Online a fare il secondo test di velocità sulla Dinka Vindicator, ovvero la moto nuova che hanno aggiunto con il DLC Il Crimine Paga Parte 2, VS la Bati 801. Perché il secondo video? Perché il primo video è stato la Dinka Vindicator VS la Cucciu e vi lascio il link in annotazione e il link in descrizione di quel video, così andatela a vedere perché è molto ma molto interessante come test di velocità, dato che la situazione si ribalta da un momento all'altro. Bene ragazzi, sono qui con questo test di velocità appunto con la Dinka Vindicator, io sulla mia Dinka Vindicator e ZWillix sulla sua Bati potenziata al massimo, e entrambe le moto sono potenziate al massimo. Bene ragazzi, eccoci qui sulla linea di partenza, io e ZWillix. Praticamente come abbiamo fatto per partire? Come nel primo video, facile no? Allora praticamente io e ZWillix apriamo il telefono, decidiamo un minuto per partire, per esempio il minuto 20, e partiamo al minuto 20, appena scatta il minuto 20, così da non fare errori di partenza. Quindi ragazzi siamo partiti, la Bati ci supera già in accelerazione, noi rimaniamo indietro e purtroppo penso che siamo destinati a rimanere indietro, dato che la Bati sta recuperando sempre più territorio, sta appunto mangiando la strada e ci sta facendo mangiare la polvere. Quindi mi pare che il risultato è chiaro, abbiamo perso contro la Bati. Ma ragazzi, arriva qui il trucchetto. La Dinka Vindicator possiede di una cosa che non tutte le moto possiedono, persino le moto migliori, ovvero il turbo. La Dinka Vindicator infatti si distingue dalle altre moto per il turbo. C'è solamente un'altra moto con il turbo, ovvero la Lectro, e poi prossimamente andremo a sfidare anche quella. Quindi ragazzi, faremo un'altra gara con la Bati e con la Dinka, però questa volta con il turbo, e vedremo chi vince. Quindi siamo partiti al minuto 55, ZWillix ci supera con la sua Bati, siamo partiti entrambi allo stesso tempo, quindi non rompete i coglioni, metto il turbo e insomma recupero in un istante ZWillix con la sua Bati, anzi lo supero e mi metto davanti per dire: ehi guarda, ci sono io davanti, non più tu, quindi fottiti. Ragazzi, insomma la Dinka Vindicator spacca il culo a tutti quanti con il turbo. Quindi ragazzi, la Dinka Vindicator è molto veloce con il turbo, molto meno veloce senza turbo, però questo è ovvio, diciamo, perché se c'è il turbo penso che serva a qualcosa, ovvero per rendere la moto più veloce. Ragazzi, vi ricordo che nelle gare comunque il turbo non si può usare, quindi è un po' una mezza fregatura, però va bene così. Ragazzi, prima di concludere il video io vi invito a passare per il primo test di velocità fatto l'altro giorno contro la Akuchu, ovvero un'altra moto molto veloce, anzi forse quasi più della Bati, quindi andatelo a vedere perché è molto interessante come test di velocità. Ragazzi, ringrazio ZWillix che ha collaborato con me a fare questo test di velocità, passate per il suo canale dato che caricherà un video molto interessante tra la Progeny 20, ovvero la Super che hanno aggiunto nel DLC Il Crimine Paga Parte 2, contro la Osiris e i vari veicoli Super come il Gentorno e Adder. Se tutto va bene lo caricherà oggi stesso, quindi state attenti, iscrivetevi al suo canale e non perdetevi il prossimo video che caricherà appunto oggi stesso. Quindi non perdetevelo, mi raccomando, vi lascio il link in annotazione a schermo e il link in descrizione del suo canale, perché purtroppo fino ad ora non ha caricato il video del test di velocità. Noi possiamo concludere il video, anzi io posso concludere il video e noi ci possiamo salutare, quindi ragazzi, detto questo, io vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, così da non perdervi altri contenuti di GTA Online. Passate per il canale di ZWillix come detto prima, lasciate un like al video se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, vi è stato chiaro, vi è stato molto molto bello, insomma vi è piaciuto, insomma che cazzo vi do, lasciatelo lo stesso il like. Commentate qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate del test, che cosa ne pensate della nuova moto, se la Bati ha trovato un degno avversario, se il turbo vi sembra una cagata oppure no. E ragazzi, fatemi sapere se oltre il test contro la Lectro volete che io faccia un altro test, un altro test contro un'altra moto o contro un altro veicolo o contro un aereo, perché è molto interessante come cosa, dato che gli aerei di solito sono molto ma molto più veloci delle auto e del resto, quello che volete voi, perché è molto interessante questa moto con il turbo. Quindi ragazzi, vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, detto questo noi ci possiamo vedere al prossimo video e ciao ciao.